Miffy e Melanie stavano tornando a casa da scuola e Melanie disse: Miffy, domani è l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive. Vogliamo fare un regalo alla maestra? Oh sì, disse Miffy. Chiederò alla mia mamma di darmi un vaso da fiori e ci dipingerò sopra un bel disegno. Bene, disse Melanie. E io farò dei bei fiori di carta per il tuo vaso da fiori. Sì, disse Miffy. In questo modo il regalo sarà da parte di tutte e due insieme. Così le due amichette andarono a casa, ognuna a fare la sua parte del regalo. Miffy dipinse un grazioso cuoricino sul suo vaso da fiori e Melanie fece dei bei fiori di carta. Il giorno dopo, le due amichette andarono a scuola, ognuna col suo regalo incartato con della carta da regalo. Quando la lezione cominciò, la maestra disse: «Cari bambini, oggi è l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive. Quindi questa sarà una giornata speciale». Miffy e Melanie alzarono la mano. «Vorremmo darle un regalo», disse Miffy. «Io e Melanie abbiamo qualcosa di speciale per lei». «Oh, è molto gentile da parte vostra», disse la maestra. «Che bella sorpresa!» Miffy diede il suo regalo alla maestra per prima. La maestra lo scartò con molta cura. «Che bel vaso da fiori, Miffy! L'hai dipinto tu?» Poi si fece avanti Melanie e diede il suo regalo alla maestra. Quando la maestra lo scartò, disse: «Che meraviglia! Dei graziosi fiori da mettere in un grazioso vaso da fiori!» Era molto contenta e ringraziò tutte e due le bambine. «Ora», disse la maestra, «è ora di andare fuori a divertirci nel parco giochi». Così tutti i bambini si divertirono tantissimo l'ultimo giorno di scuola. Miffy e Melanie andarono sul sali e scendi e mentre andavano su e giù, Melanie indicò la finestra della loro classe, sul cui davanzale erano allineati dei fiori veri in veri vasi da fiori. «Alla fine di ogni anno scolastico, ognuno di noi si deve portare a casa un vaso di fiori e averne cura finché la scuola non ricomincia», disse Melanie. «Mi chiedo quale vaso ci capiterà», disse Miffy. Quando tornarono tutti in classe, la maestra disse: «E adesso, bambini, darò ad ognuno di voi uno di questi vasi di fiori da portare a casa». E cominciò a distribuire i vasi di fiori a tutti i bambini. Quando Melanie e Miffy lasciarono la classe, guardarono indietro e videro la maestra che metteva il vaso con i fiori di carta sul davanzale della finestra. «Siccome i nostri fiori non sono veri, possono rimanere in classe per tutta l'estate», disse Miffy. «Adesso abbiamo tutti dei bei fiori dai colori vivaci, anche la classe!» Miffy adorava il mare. Le piaceva andare in barca a vela e le piaceva stare seduta sulla spiaggia a guardare le onde. Amava giocare con la sua palla, fare i castelli di sabbia e far volare il suo aquilone. Un giorno la mamma di Miffy le chiese dove le sarebbe piaciuto fare un picnic estivo. «Al mare», rispose Miffy. «Che bella idea», disse mamma Bunny. «Faremo il nostro picnic in spiaggia. Possiamo stendere una grande coperta sulla sabbia e montare il nostro bellissimo ombrellone, così il sole non potrà scottarci».
disse. Sì, disse Miffy. E spero che ci siano anche tutti i miei amici, così potremmo giocare tutti insieme. Il giorno del picnic era una giornata soleggiata e calda, e con un meraviglioso cielo limpido. La mamma di Miffy preparò una bella insalata di carote e cavoli, con anche dei peperoni verdi e rossi. Aveva un aspetto delizioso. Fece anche due bottiglie di succo di carota e prezzemolo. Il papà di Miffy disse: «Vado a preparare la macchina, così potremo mettere tutto nel bagagliaio». Quando arrivarono, scoprirono che in spiaggia c'erano anche Boris e Barbara Bear. E guardate, c'erano anche zia Alice ed Eggy. Boris e Barbara avevano un cestino pieno di mirtilli appena colti nel bosco. Zia Alice aveva una grossa scatola piena di biscotti fatti in casa e delle fette di torta di cioccolato. Disse: «Perché non facciamo il picnic tutti insieme?» «Che bella idea!» disse papà Bunny. «Stendiamo questa coperta per tutte le nostre buone cose da mangiare!» Era tutto così delizioso che non restò più nulla. Quando ebbero finito, la zia Alice disse: «Prima di metterci a giocare, cantiamo tutti insieme un'allegra canzoncina estiva». Eggy cominciò a suonare la sua fisarmonica. Mentre suonava, il rumore delle onde divenne più forte, quindi anche Eggy cominciò a suonare più forte. E mentre tutti cantavano ed Eggy suonava, nessuno si accorse che il mare si avvicinava sempre di più. All'inizio le onde si portarono via il secchiello di Miffy. Galleggiò via. E poi, prima che qualcuno se ne accorgesse, il mare aveva raggiunto anche gli asciugamani. «Oh, santo cielo!» gridò mamma Bunny per la sorpresa. «Si bagnerà tutto!» Zia Alice tolse rapidamente gli asciugamani dall'acqua. «Sono contenta che abbiamo già finito di mangiare», disse mamma Bunny. Tutti risero. «È stato comunque un picnic fantastico», disse Miffy. «Ora mettiamoci a giocare». «Dov'è la mia cartella, mamma?» chiese Miffy una mattina. «La tua cartella è dove l'hai lasciata, Miffy», rispose la mamma. «Ma ho cercato dappertutto», disse Miffy. «Ti aiuto io», disse la mamma. «Diamo un'occhiata in camera tua». «Non mi stupisco che tu non riesca a trovare la tua cartella. La tua stanza è completamente in disordine. Hai lasciato tutti i tuoi vestiti e i tuoi giocattoli sparsi in giro. Ma oggi, quando tornerai a casa da scuola, ti aiuterò a mettere in ordine la stanza. Ecco qui la tua cartella, Miffy». Nel frattempo, a casa di Boris e Barbara Bear, stava succedendo qualcosa. Boris gridava: «Barbara, dov'è il mio martello?» «Il tuo martello deve essere proprio dove l'hai lasciato, Boris». «Ma ho cercato dappertutto», disse Boris. «Ti aiuto io a cercare il tuo martello», disse Barbara. Quando Barbara guardò nel laboratorio di Boris, rimase sconvolta. «Non mi meraviglio che tu non riesca a trovare niente. Il tuo laboratorio è completamente in disordine». Era proprio vero. «Sono sicura che se metti ordine nel tuo laboratorio riuscirai a trovare il tuo martello», disse Barbara Bear.
Non dimenticarti che hai promesso che oggi avresti fatto dei tavoli nuovi per la scuola. Boris Bear cominciò a mettere ordine. E presto ritrovò il suo martello. Mise il suo martello nella borsa, con una sega e due scatolette con dentro i chiodi e le viti. Mise in borsa anche diverse tavole di legno. Era tutto molto ordinato. Ora sapeva perfettamente dove trovare qualsiasi cosa gli fosse servita. Così si incamminò verso la scuola. Quando arrivò, la maestra disse: «Qualcuno ha preso in prestito due dei nostri tavoli e non li ha restituiti, e adesso nessuno riesce a trovarli». «Sarò felice di aiutarvi», disse Boris Bear. Disse a Boris: «Non riuscivo a trovare la mia cartella stamattina perché la mia stanza era in disordine. È fantastico quanto sia facile trovare tutto quello di cui hai bisogno così in fretta. Sai, Miffy, ho avuto lo stesso problema. Non riuscivo a trovare il mio martello stamattina perché il mio laboratorio era completamente in disordine». Proprio in quel momento entrarono Eggy e Winnie. «Abbiamo preso in prestito dei tavoli l'altra settimana». «Santo cielo!» disse la maestra. «Boris ci ha appena costruito due tavoli nuovi per rimpiazzare quelli che voi avevate preso!» Boris guardò Miffy e le strizzò l'occhio. «Visto, Miffy?» disse. «Quanto è importante avere tutto al posto giusto?» Miffy amava guardare fuori dalla sua finestra. Osservava gli uccellini che volavano sui campi e le farfalle che volavano sui fiori. «Come sarebbe meraviglioso poter volare!» disse Miffy. «Mi chiedo se anch'io potrei mai volare!» «Magari posso, solo che non ci ho mai provato!» «Non ho ali come gli uccelli o le farfalle!» pensò. «Ma magari potrei volare agitando le braccia!» Uscì in giardino e si mise a correre veloce, agitando le braccia più che poteva. Ma riuscì soltanto a cadere. Miffy era molto triste perché non riusciva a volare. Guardò in alto e vide un aquilone tutto colorato che volava nel cielo. All'estremità del filo c'era Granty. Miffy corse vicino a Granty e disse: «Granty, non sarebbe meraviglioso se potessi avere delle ali di carta e tu potessi farmi volare come un aquilone?» «Che idea divertente!» disse Granty. Così Granty e Miffy corsero a casa di Miffy per chiedere della carta. La mamma di Miffy sorrise e chiese a Miffy: «Perché vuoi volare? In genere i conigli non volano. Ma sarebbe meraviglioso essere capaci di volare e librarsi in aria. Gli uccellini e le farfalle sono così fortunati perché possono volare». «Sì, è vero che sono fortunati, ma forse anche tu sei fortunata ad essere un coniglio». La mamma di Miffy diede a Granty e Miffy della carta. Ne ritagliarono dei grossi pezzi e li incollarono ad una intelaiatura fatta di bastoncini e fecero un grosso aquilone. Poi uscirono per vedere se funzionava.
Granty legò Miffy all'aquilone e si mise a tirare il filo. Non importava quanto intensamente ci provasse, l'aquilone non riusciva a sollevare Miffy da terra. Miffy cominciò a stancarsi. Era molto delusa. Si arrese e andò in camera sua. Poi a Granty venne un'ottima idea. Chiese alla mamma di Miffy se aveva dei grossi pastelli. Granty prese i pastelli e cominciò a fare un disegno sull'aquilone. Quando Miffy guardò di nuovo fuori dalla sua finestra, cosa vide? C'era l'aquilone che volava nel cielo e sopra c'era un ritratto di Miffy. Guarda, Miffy, disse mamma Bunny. Finalmente stai volando! Miffy non poté evitare di sorridere. Una mattina, quando si alzò, Miffy si accorse che il suo orsacchiotto era ammalato. Aveva un braccio che penzolava appeso a un filo. «Santo cielo!» disse Miffy. «Hai davvero un aspetto terribile, piccolo Teddy. Dovrò portarti dal dottore». «Esiste un dottore per gli orsacchiotti?» chiese. «Beh», disse mamma Bunny, «la migliore dottoressa dei giocattoli è tua zia Alice». Così, subito dopo colazione, Miffy avvolse con cura in un asciugamano il suo orsacchiotto ammalato e lo mise nel cestino del suo monopattino per portarlo dalla zia Alice. Salì più veloce che poteva su per la collina verso la casa di sua zia. «Potresti visitare il mio orsacchiotto?» chiese Miffy. «La mamma mi ha detto che sei la migliore dottoressa di giocattoli che ci sia». «Beh», disse zia Alice, «entra pure, Miffy cara, e fammi esaminare il paziente». Zia Alice mise l'orsacchiotto di Miffy sul tavolo e tolse con cura l'asciugamano. «Oh no!» disse zia Alice. «È più grave di quanto pensassi. Guarda, sta anche uscendo l'imbottitura». «Sei venuta appena in tempo». «Oh, lo puoi aiutare?» chiese Miffy preoccupata. «Penso di sì», disse zia Alice. «Ma dovrà rimanere nel mio ospedale per una notte, in modo che mi possa assicurare che stia di nuovo bene». Miffy era molto triste, perché doveva passare una notte senza il suo orsacchiotto. Comunque, dovette tornare a casa da sola. Quando fu a casa, si sentì molto triste. A malapena riuscì a mangiare qualcosa a cena. «Non penso che riuscirò a dormire molto bene senza il mio orsacchiotto», disse. «Beh, Miffy», disse sua mamma, «telefonerò a zia Alice e le chiederò se puoi stare da lei stanotte, così potrai stare vicino al tuo orsacchiotto». «Ho già ricucito il braccio dell'orsacchiotto di Miffy, quindi se viene a dormire qui, glielo metterò nel letto come sorpresa per quando si sveglierà domani mattina». Così il papà portò Miffy dalla zia Alice per passare lì la notte. Non appena Miffy si fu addormentata, la zia Alice mise con cura l'orsacchiotto sotto le coperte accanto a Miffy.
La mattina, quando Miffy si svegliò, vide subito che il suo orsacchiotto stava molto meglio. «Oh, zia Alice, è vero!» gridò. «Sei davvero la migliore dottoressa di giocattoli che ci sia mai stata!» «Grazie, cara», disse zia Alice orgogliosamente. E Miffy fu molto contenta che il suo orsacchiotto stesse di nuovo bene. Poi amici ti divertirai, Snaffy, Granti, Boris e anche Poppy è qui con te.